E ci sono insomma messaggi che stanno arrivando su certi temi in particolare. Fra l'altro, lei è un sindaco web, un sindaco internet, diciamo, insomma, twitta spesso, eccetera, eccetera. C'è, a proposito di decoro, diciamo, nella capitale, c'è una pagina Facebook che si chiama Roma fa schifo, che è preesistente, insomma, non è coincidente con la sua elezione, che però diciamo denuncia quotidianamente gli aspetti di degrado della città attraverso quelle che sono le segnalazioni degli utenti. E insomma, anche questo può essere una risorsa, poi, fondamentalmente. Assolutamente, no? Sì, guardi. Lei la conosceva questa pagina? Non solo la conosco, ma la seguo molto e tra l'altro la seguo al punto che alcuni dei temi trattati, come ad esempio la pagina che è stata pubblicata il 1 ottobre 2013, l'ho presa e sottolineata, perché ci sono una serie di spunti, soprattutto tra i commenti fatti da chi ha voluto commentare l'articolo di quel giorno, che possono essere utili per una serie di provvedimenti. E li stiamo anche seguendo, per esempio per quanto riguarda la politica dei cartelloni e le affissioni pubbliche, c'erano dei suggerimenti che possono permettere al comune di guadagnare dei danari che poi possono essere investiti in altre attività utili per la città, ed è quello che noi vogliamo fare. Anche su questo vorrei dire qualcosa di importante. I comuni sono veramente, io me ne rendo conto ogni giorno di più, un elemento di rapporto diretto con i cittadini, perché a differenza di altre istituzioni, i comuni quando spendono per asili nido, scuole materne, trasporti pubblici, tram, metropolitane, autobus, riparazione del manto stradale, riparazione dei marciapiedi, dell'illuminazione, tutte questioni che noi dal 1 gennaio 2014 con il nuovo bilancio dobbiamo affrontare. Infatti era la domanda successiva, il nuovo